Ringrazio per essere qui con noi, per diventare fin da questo momento amici del nuovo museo civico della città, il Museo d'Arte Orientale. Un museo è qualche cosa che si apre per rimanere, per vivere, per implementarsi, per entrare nella città. Io mi aspettavo di vedere un museo relativamente, diciamo, piccolo, forse non è grandissimo come estensione, ma si ha la sensazione di visitare un grande museo. Qual è stata la buona ricetta che ha consentito la nascita del Museo di Arte Orientale? È una ricetta che a ben vedere tipicamente torinese, volendo esprimere con questo aggettivo molte e antiche doti: curiosità culturale, spirito di avventura, rigore, tenacia. Il museo intende offrire alla cittadinanza, alla popolazione, una testimonianza adeguata di culture così lontane, così poco familiari a noi.